Il giornalista tra le poche che alzano la voce e che riescono a scrivere veramente la realtà su questi paesi, Gerardina Colotti, che è appena arrivata. Ciao compagni, scusa. Ciao compagni e compagne, e niente, cosa ci ricorda Cuba? Intanto grazie per questa iniziativa. Che cosa ci ricorda Cuba? Beh, prima di tutto che si può vincere. E Cuba è quel che di meglio rimane del secolo scorso, il secolo delle rivoluzioni. Ci insegna che si può vincere, ci insegna che si deve resistere e che si può e si deve pagare un prezzo per questa resistenza. Sempre ricorderò le parole di Chavez e di Fidel nel corso della storia. Chavez sempre disse, ricordando e diciamo scherzando sulle parole di Fidel, la storia mi assorbirà, quando Fidel sempre ha detto la storia mi assorberà. E Fidel, quando è morto Chavez, ha detto e ha ricordato il periodo tremendo del massimo momento del bloccheo, quando non c'era più niente, quando era caduta l'Unione Sovietica, e Cuba era completamente sola perché ancora non c'era Venezuela. E ha detto, ci volevano far credere che la storia era finita. E chi avrebbe pensato in quel momento che sarebbe sorto un Chavez? Invece è sorto un Chavez, perché la storia non finisce. La storia è storia di lotta di classe e niente può ricominciare senza la memoria di quel sacrificio, senza la memoria di quello che Cuba ha dato, che le rivoluzioni del secolo scorso hanno dato anche dalle nostre parti. C'è un video molto bello che è stato fatto da una compagna argentina, Mujeres e Revolución, dedicato alle donne cubane. Lì c'è tutti, ci sono tutti i 60 anni e quasi 100 anni di storia di un cammino in cui la rivoluzione è donna, e dice un cammino in cui la questione di genere, la questione di classe per essere vincenti non possono più andare insieme. E anche questa è un'eredità che ci interessa. Vengo ora dalla Venezuela Bolivariana, e proprio di ieri l'attacco del cosiddetto gruppo di Lima, che vuole stroncare la sovranità dei popoli, che vuole stroncare Cuba, il Nicaragua e naturalmente il Venezuela, che è la trincea di questo secolo, sia simbolica che concreta, intorno a cui dovremmo stringerci tutti, perché se cade il Venezuela finisce questa grande speranza che si è rimessa in moto con altri metodi in questo secolo. Quindi vi invito alle compagne e ai compagni a continuare insieme, perché come dice il Venezuela, punto, sono mas. Grazie Gerardina.